vuoi restare qua? E perché, non è vero? Ma io oggi sta pure Rita con noi, io ce la mano a finire a Mr. Jones. Presentato a Cannes nella sezione della Kenzen, L'intrusa è il secondo lungometraggio di finzione di uno degli autori più interessanti espressi dal cinema italiano del terzo millennio. Un autore il cui sguardo è profondamente influenzato dall'attività documentaristica che ne ha caratterizzato gli esordi, con 4 titoli tra il 1999 e il 2011, tra i quali spicca L'ottimo a scuola, e che dunque si muove in un terreno a cavallo tra il cinema di finzione e quello della realtà. Un terreno in cui finisce per innervarsi la vicenda del film, incentrata sui dilemmi morali causati dalla contiguità con la camorra, anche nei luoghi che non ne sono direttamente controllati, e di cui sono protagoniste un gruppo di donne e di bambini. Gli uomini, infatti, sono mere comparse. Bene, è troppo bello. Già va! Sarà venuta a portare via le sue cose. Ma ci vuoi parlare? A me basta che prenda la sua roba e se ne vada. Quello dell'ischitano Leonardo Di Costanzo è dunque uno sguardo sospeso tra narrazione e osservazione, che caratterizza una ricerca in cui l'improvvisazione si ritaglia ampi spazi all'interno della struttura drammaturgica. Operazione evidente fin dall'intervallo, la sua pregevole opera prima di finzione, alla quale L'intrusa finisce per legarsi in più di un aspetto. A cominciare dall'utilizzo di uno spazio unico e circoscritto in cui è ambientato il racconto. Nel film del 2012 era il cortile di un ospedale abbandonato. Qui un centro di accoglienza per bambini svantaggiati. Una sorta di spazio franco che si definisce come microcosmo simbolico e che attiva una dialettica con lo spazio del fuoricampo, ovvero quello tumultuoso della città, connotato in absenza attraverso i riverberi e i riflessi. E se è vero che non tutto funziona perfettamente, la presenza della protagonista Raffaella Giordano, ad esempio, sembra talvolta estranea al materiale della messa in scena, mentre i suoi toni della recitazione appaiono spesso fuori registro, L'intrusa è un film vitale e profondo che rivendica un'idea di cinema da difendere ad ogni costo. Per tutti i bambini.